Brexit incontro Boris Johnson e Macron, ma il Regno Unito minaccia la Francia di azioni legali per la pesca. Al meeting di Roma il presidente francese Macron e Boris Johnson si sono incontrati e hanno parlato del problema che sta dividendo i due paesi, cioè la pesca nelle acque britanniche. Vediamo che cosa si sono detti dal servizio di Daniele Pace. Boris Johnson ha parlato ieri con il presidente francese Emmanuel Macron per quel che riguarda la disputa sulla pesca in acque britanniche, ma sul colloquio incombe la scadenza autoimposta dalla Francia per martedì, quando i funzionari affermano che introdurranno restrizioni portuali più severe sulle navi britanniche, a meno che non vengano concesse licenze a tutte le barche francesi ammissibili. Per Downing Street si tratta di un colloquio preliminare e questa mattina il Ministero degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha avvertito che la Francia ha 48 ore per fare marcia indietro sulle licenze di pesca o il Regno Unito inizierà i colloqui sulle controversie stabilite nell'accordo sulla Brexit. Funzionari francesi hanno affermato che bloccheranno i pescherecci britannici in alcuni porti e inaspriranno i controlli doganali sui camion che entrano nel paese, a meno che non vengano concesse più licenze per le loro piccole imbarcazioni per pescare nelle acque britanniche. Quasi 1700 navi della UE sono state autorizzate a pescare nelle acque del Regno Unito, pari al 98% delle domande di licenza di pesca presentate, afferma il governo del Regno Unito, ma questa cifra è contestata da Parigi. Per Truss, il presidente francese Emmanuel Macron fa minacce ragionevoli per propri scopi elettorali, sviando l'attenzione dalla questione climatica. Per l'opinione pubblica britannica, Boris Johnson ha perfettamente ragione sul fatto che la disputa con la Francia sui diritti di pesca nella Manica sia infinitamente meno importante delle discussioni sui cambiamenti climatici al G20 di Roma, in vista del vertice delle Nazioni Unite a Glasgow. Ma non dovrebbe minacciare un'azione legale in questa fase della controversia. Sabato scorso, nel suo incontro con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, il primo ministro ha espresso le sue preoccupazioni sulla retorica del governo francese, alludendo al fatto che i francesi abbiano deliberatamente intensificato la controversia perché Emmanuel Macron dovrà affrontare le elezioni presidenziali in una tattica elettorale di scontro con Londra. Ma anche Johnson vede un proprio vantaggio elettorale nell'opporsi ai francesi, sfruttando un problema tecnico sul rilascio delle licenze di pesca che, in tempi normali, sarebbe risolto con una telefonata. La Gran Bretagna si è imposta questa complicazione e Mutiba Rahman, dell'Istituto Europeo di LSI, presuppone che il Regno Unito abbia torto in quella che rimane una questione tecnica. Johnson, pur dichiarandosi scioccato dai francesi, sembra essere a suo agio in un'altra disputa nella negoziazione con la UE. Quei negoziati sul protocollo dell'Irlanda del Nord dovrebbero essere facili da concludere ora che la UE ha presentato proposte che assumono una visione generosamente flessibile e pragmatica del rischio che il confine irlandese venga utilizzato come porta di servizio nel mercato interno dell'Unione Europea. Ma Johnson e Lord Frost danno tutta l'impressione di aver indurito la loro posizione per guidare l'accordo, chiedendo che il protocollo stesso venga riscritto appena 2 anni dopo averlo firmato.